Buongiorno popolo dell'Alta Via Iberica, oggi è giovedì, è l'ultima giornata con la quale concluderemo il nostro giro dell'Alta Via. La nottata è stata abbastanza umida essendo in tenda, però abbiamo dormito abbastanza bene, discretamente. Allora, la tappa di oggi ci porterà a visitare i monti che stanno sopra Sossano, in particolare ci concentreremo sul Monte della Croce e sul Monte Cistorello, per poi tornare a finire a Valle Verde. Le nostre facce sono abbastanza nebbiose visto l'ora prestiva. Il cielo è lo stesso, ma sembra che si schiarirà. Ci rivediamo a Sossano fra un'oretta abbondante. Dai! Guardate ragazzi i segni dei carretti che partivano dalle cave di Pietra Bianca di Vicenza. E alla nostra destra, eccolo qui, il borgo di Campolongo. Dai ragazzi, ultima salita, siamo quasi in cima al Cistorello. Nell'estrema propaggine sud dei Colli Iberici si delinea il profilo del Monte Cistorello, magnifico punto di osservazione sulla Val Iona e i Colli di Orgiano. Questo promontorio è delimitato da un triangolo costituito dai borghi di Campolongo di San Germano dei Iberici, Guara di Villaga e Sossano. Arrivando alla cima del monte si osservano i resti di un tempio augurale romano e volgendo lo sguardo a nord si nota lo spettacolare gruppo del Baldo, i Lessini, il Carega ed il Pasubio. E voilà ragazzi, siamo arrivati a questo gradito gazebo nel comune di Sossano. Pausa pranzo ragazzi, oggi cosa mangiamo chef? Pasta alla thailandese direi. Mi ricorda tantissimo la minestra che mi davano le suore all'asilo. Adesso saliremo sul Monte della Croce, che è proprio qui sopra, e continueremo il nostro percorso verso Villaga. Siamo sulla strada bianca che sale da Sossano, qui alla destra inizia il sentiero delle fontane, dove appunto troverete svariate fontane e dei resti di casulari di epoca romana, chiamati le casare. Merita una visita. Monte Tondo di Villaga. Questi colli hanno un gran numero di attrazioni paesaggistiche e storiche, che non vi abbiamo mostrato in questi video, ma che facilmente sono raggiungibili grazie ai numerosi sentieri che solcano i versanti dei colli e che collegano l'Alta Via con i 14 comuni sottostanti. Con l'aiuto delle diverse associazioni creeremo dei percorsi ad anello più o meno lunghi, in cui andremo a toccare tutte quelle realtà che finora non siamo riusciti a condividere con voi, perché l'Alta Via dei Iberici da sempre ha molto da offrire e noi tutti assieme cercheremo di darle la giusta notorietà e valorizzazione. Stiamo in direzione Monte degli Aromi e c'è la bellissima chiesetta di San Donato. Si
Stiamo per entrare nel comune di Villaga, zona tipica di produzione del rapper Onzolo. E noi continuiamo il nostro cammino. Siamo quasi arrivati alla nostra destinazione e abbiamo raccolto un discreto bottino di guerra oggi. Free Your Place offre anche ricambi per auto di seconda mano. Covoli di San Donato, questa è la location principale dove nel periodo natalizio viene realizzato il presepio vivente. Siamo all'interno del covolo ed è sempre affascinante. Vi porteremo su perché da sopra si gode di un fantastico panorama. Siamo ripartiti dopo una breve visita ai covoli di San Donato e ora siamo in direzione Valle Verde. Eccoci qua ragazzi, pochi metri prima di arrivare ci siamo cambiati perché davvero, soprattutto lui, soprattutto io, puzzavamo da morire. Quindi cambio di magliette e siamo pronti per concludere questa fantastica avventura. Ultimo chilometro! Dai! Voilà ragazzi, ultimi metri, quasi arrivati a Valle Verde. Ci siamo, dopo 3800 metri di dislivello. Circa 130 km. Noi abbiamo finito il nostro giro, è stata una bellissima avventura. Ragazzi, continuate a seguire Free Your Place e se volete darci una mano, tenete pulito dove passate. Oppa. Oh yes. Un ringraziamento è dovuto a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura e che porteranno avanti con entusiasmo il progetto Altavia. Un grazie all'Unione dei Comuni del Basso Vicentino, ma capofila è Eugenio Gonzato. Grazie a South Berica e Lab for Sport per il supporto quotidiano e per il lavoro riguardante la mappatura e la cura della segnaletica lungo l'Altavia. Grazie a Wami per lo sviluppo dell'app informativa di navigazione. Grazie a Vicenza Outdoor per la strumentazione fornitaci e l'esperienza maturata nella creazione di cammini precedenti. E infine grazie a Fuorirotta per la continua ricerca nell'innovazione e lo sviluppo dei servizi lungo i sentieri. Da Free Your Place è tutto, un saluto, daje! Yeah.